un tavolo permanente ed operativo che coinvolga tutte le componenti impegnate nella filiera ed i loro organi rappresentativi. È quanto si propone la provincia di Bari per pianificare gli interventi giusti per la commercializzazione, la ricerca, l'innovazione e per elevare il reddito degli operatori del settore cerasicolo. Agricoltura, infrastrutture e turismo per una Puglia migliore, grazie anche alla recente approvazione per il piano per il Sud, degli sgravi fiscali da parte del Governo nazionale, nonché della prossima approvazione in Senato della legge sull'etichettatura prevista per il prossimo 7 dicembre. Infine, ma non ultimo obiettivo, fare sistema per essere più forti nelle trattative con la grande distribuzione organizzata. Siamo con l'assessore provinciale all'agricoltura Caputo. Dottor Caputo, l'importanza di questo tavolo sulla cerasicoltura per i nostri comuni. Prima di tutto buongiorno a voi e ai vostri telespettatori. Credo che oggi abbiamo posto il primo come dire, punto sul lavoro che abbiamo pensato nei mesi scorsi e che pensiamo che possa portare a degli obiettivi precisi per poter valorizzare appieno un tesoro che noi abbiamo in terra di Bari, che è la ciliegia. E di questo credo che le nostre dirigenze si devono far carico affinché si abbia quel cambiamento culturale che finalmente possa portare a valorizzare questa ricchezza che noi abbiamo. Quali sono i punti su cui, diciamo, questo tavolo investirà? Tutto il progetto prevede come priorità che possa far ritornare un po' di reddito in più ai nostri agricoltori. Però decidendo con loro quali sono le azioni, sono diverse, quindi sul lato finanziario, sulla ricerca, sull'innovazione, sulle malattie professionali, su tutte quelle cose che poi possono influire sul costo di produzione e sulla valorizzazione del nostro oro rosso che abbiamo nella provincia di Bari. La troppa frammentarietà dei terreni è uno dei grossi problemi di questo territorio. Lei come assessorato cosa intende proporre da questo punto di vista? Allora, qui abbiamo un problema, la frammentarietà e l'anzianità nel comparto agricolo e anche nel comparto delle ciliegie. Il nostro impegno insieme, dico io in maniera pressante con le associazioni di categoria, debbono far capire ai nostri agricoltori che il settore agricolo è un settore primario e che se si abbandona il settore agricolo credo che si abbandona anche il resto della società. Con Franco Bellino, rappresentante del comune di Castellana Grotte, presente al tavolo sulla cerasicoltura alla provincia. Dottor Bellino, cosa può portare questo tavolo per i comuni e quindi anche per il suo comune di riferimento? Niente, il tavolo ha una funzione importante, quello di impegnare anzitutto la politica a supporto del mondo agricolo, in questo particolar modo per la ciliegicoltura. Noi abbiamo oggi fatto la prima riunione, poi successivamente ci saranno le riunioni sulle varie tematismi da affrontare per alleviare il problema delle varie crisi che ogni anno affrontiamo nel periodo della raccolta dei ciliegi. Noi stiamo partendo prima proprio per evitare che poi ci troviamo all'ultimo momento. Già con gli assessori provinciali abbiamo deciso che nella prossima riunione inizieremo a parlare del problema dell'assicurazione, ma soprattutto della possibilità di trovare dei mezzi anche come far conoscere il sistema di assicurazione delle coltivazioni per avere un rimborso in caso di danni di pioggia e di calamità atmosferiche in generale. È un settore molto delicato che occorre far conoscere, spiegare bene agli agricoltori come deve essere affrontato, ma soprattutto semmai anche parlare con i consorzi di difesa o con i gruppi che fanno queste assicurazioni per trovare un accordo in modo da facilitare tutta una serie di problematiche che si vengono a creare, la pioggia è caduta, non è caduta, tutta una serie di questi problemi. Poi certamente si passerà alla parte economica, quindi di dare anche di trovare degli accordi per dei sostegni agli agricoltori. Il comune di Castellana è in particolar modo importante, per il comune è molto importante la cerasicoltura perché è una cultura molto presente sul territorio e quindi noi ci impegneremo al massimo in questo settore, come sempre abbiamo fatto. In più abbiamo anche un'importante struttura cooperativa a livello comunale, che è la cooperativa per la lavorazione delle ciliegie, che potrebbe essere utilizzata per far sviluppare questa attività e semmai aumentare il reddito degli agricoltori, se riusciamo. Grazie.